Buongiorno da Omnibus. Abbiamo scelto di partire oggi con queste immagini che avete visto nella copertina di Giovanni Marinetti. È la rabbia delle piazze arabe, una rabbia delle immagini che difficilmente potranno essere cambiate. Adesso sentiremo anche dai nostri ospiti esperti di oggi, che vi presento subito, anche da una verità diversa da quella che è stata raccontata da Hamas, perché ieri Israele, Netanyahu, l'esercito, la difesa hanno portato delle prove e naturalmente sono stati fatti accurati fact-checking questi giorni, non del tutto risolutivi, ma insomma che senz'altro smontano almeno una cosa, che sia stato un bombardamento all'interno dell'ospedale, era in realtà nel parcheggio. I morti sono comunque moltissimi, non sono 1000 ma sono 471 e tanti feriti e ancora vittime sotto le macerie, quindi sicuramente il bilancio è ugualmente tragico. Ma la versione che si sta, diciamo, che è stata data ieri, è suffragata da molte immagini e naturalmente respinta da Hamas, difficilmente però sembra poter cambiare le cose, o invece le cambierà. Era un po' il tema che si è affacciato anche nella puntata di ieri, ma vedremo oggi. Naturalmente parleremo dei risultati, degli effetti della missione di Biden, che però questa strage all'ospedale di Gaza ha naturalmente depotenziato e reso molto difficile. Vi presento adesso i nostri ospiti. Allora, intanto bentornato a Massimo Franco, buongiorno. Corriere della Sera. Grazie, buongiorno. Bentornata a Marta Dassù, direttrice della rivista Aspenia e grande esperta di relazioni buongiorno, internazionali. Grazie. E bentornato il generale Cuzzelli, che insegna all'UMSA. Buongiorno. Grazie per l'invito e buongiorno a tutti. Allora, io vorrei cominciare subito da Marta Dassù con una prima, diciamo, un primo giro su questo, la visita di Biden, la verità, diciamo la versione suffragata però da molti elementi, compreso questo, il parcheggio, non l'ospedale. Ripeto, non stiamo a fare il bilancino dei morti, ma non è un fatto comunque da poco rispetto a quello che si era raccontato. Può cambiare qualcosa o no? Ma purtroppo non credo. I politologi, come sai, dicono che siamo nell'epoca della post-verità. E questo in effetti è un dato di fatto, nel senso che qualunque sia la verità vera, e nel caso in cui ci siano due parti in conflitto, in genere c'è bisogno di una terza opinione indipendente che viene ritenuta la più legittima. Ed è un'inchiesta che ci sarà comunque. Un'inchiesta che forse ci sarà quando le condizioni lo permetteranno. Oggi non mi sembra veramente possibile. In ogni caso non credo che cambierà la percezione. Voglio dire che le piazze arabe che abbiamo visto nella copertina hanno già la loro verità. Ritengono che comunque sia stato Israele. Mentre Biden ieri, in modo direi coraggioso, si è esposto dicendo, secondo le nostre fonti di intelligence, ha parlato del Dipartimento della Difesa, anche il National Security Council si è espresso nello stesso modo e anche un comitato di intelligence del Senato americano, quindi c'è una raccolta di evidenza anche americana nello stesso senso. Quindi per l'America e per Israele è stato un razzo di Hamas, e lo dimostrerebbe la misura del cratere e tutto quello che tu hai detto. Per le piazze arabe è stato comunque un attacco israeliano e non credo che ci si smuoverà da questo, purtroppo. Biden ha avuto, come dicevi, il suo viaggio depotenziato in qualche modo da questa vicenda, perché è tragicissima, perché è saltata la gamba con cui voleva riequilibrare il suo appoggio fondamentale a Israele, cioè la visita in Giordania con il capo, seppure ormai screditato, dell'autorità nazionale palestinese, con l'egiziano al-Sisi, con il quale però ha parlato dopo al telefono per un'ora. Ora tutto dipende da cosa veramente succederà da qui in poi. Se Israele rinuncerà a un'operazione di terra che gli americani giudicano perlomeno imprudente e controproducente, e se davvero verranno dati gli aiuti umanitari a Gaza attraverso il valico di Rafah, il viaggio di Biden avrà avuto un effetto molto importante. Generale Cuzzelli, la sua ha visto questa, diciamo, anche guerra di versioni, di immagini. È possibile
risalire, come dire, avere una certezza su quello che è accaduto? Beh, per avere una certezza in una situazione del genere bisognerebbe poter svolgere un'indagine sul posto e acquisire tutti quegli elementi materiali che consentono di risalire all'identità dell'ordigno che è stato utilizzato e di conseguenza a quella che può essere la sua origine. Le prove che sono state adotte nella giornata di ieri lascerebbero immaginare che si possa trattare di un razzo, quindi non di un missile, quindi di un ordigno non guidato ma lanciato genericamente in direzione dell'obiettivo per ottenere un effetto reale, lanciato verosimilmente dalla jihad islamica. E in questo senso non è nulla di nuovo dal punto di vista militare, nel senso che a fronte dell'immenso numero di ordigni che sono stati utilizzati dall'inizio dell'offensiva, un numero molto rilevante è andato fuori strada, perché non stiamo parlando di lanci o di tiri di precisione, qui stiamo parlando di saturazione d'area. Sparo, e usando un'espressione molto volgare, dove coio coio, come dicono a Roma, dove piglio piglio, nel senso che saturo un'area di colpi. Però in quel caso si tratterebbe comunque potrebbe di un essere un colpo, cioè, mancato. Un colpo mancato, un colpo che è arrivato corto. Sì, sì, al non di là del fatto non è, si avvantaggia, e mi sembra che avvantaggi quella base. Non avvantaggia nessuno, anzi, anche dal punto di vista, volendo immaginare che gli israeliani possano aver tirato un colpo del genere. Dal punto di vista politico è un colpo per è Israele, un colpo terribile, terribile. E comunque per le morti. Militarmente non ha nessun senso. Se si applica il concetto del cui prodest, se dobbiamo ragionare su quello, certamente non è Israele il cui prodest. Immagino nessun partito, fazione o assolutamente. In Israele. È un'azione assolutamente controproducente. Dal punto di vista militare, ripeto, bisognerebbe poter accedere sul luogo e fare un'indagine di tipo scientifico per determinare l'origine di questo proietto, ma allo stato, da quello che ho capito, ci sarà un'indagine delle Nazioni Unite, anche lì non so fino a che punto indipendente, ma che comunque è soggetta a tutti i condizionamenti di una situazione bellica, perché lì comunque sono in stato di conflitto, quindi come fai a isolare l'area, a raccogliere i reperti, tutte le attività di polizia giudiziaria che si fanno in questi casi? Non lo so io fino a che punto siano possibili. Allora, volevo chiedere a Massimo Franco, intanto perché c'è una polemica che affiora in qualche modo, la vedo per esempio dal Foglio, gli idioti che si abbeverano da Hamas News 24, cioè c'è un tema anche di atteggiamento, diciamo, dei media, della stampa, che però, se posso dire, sono stati abbastanza prudenti, cioè si è detto i dubbi sono stati avanzati abbastanza rapidamente in questo caso. Volevo chiederti qual è la tua valutazione su come si è riverberata questa storia, e anche perché poi ne parleremo ancora nel corso della trasmissione, le opinioni pubbliche sono un fattore importante anche all'interno di questa fase. Quindi io, da giornalista e esperto, ti chiedo. Beh, io temo che abbia ragione Marta Dassù quando dice che ognuno ha già la sua verità, che prescinde dalla verità fattuale, e questo è un elemento che impedisce molto una lettura obiettiva e fredda di quello che sta succedendo. Naturalmente, come sempre, i conflitti accelerano le contraddizioni, i problemi, le ambiguità, e evidentemente ce ne sono all'interno di Israele, ce ne sono all'interno del mondo arabo e all'interno dell'Europa. E questo spacca le opinioni pubbliche. Io devo dire che qualche giorno fa ascoltavo un'intervista che aveva fatto l'intelligence unit dell'Economist, del settimanale britannico, a un capo di Hamas. E la cosa che mi ha colpito è stata la sfacciataggine con la quale questo leader sosteneva che i terroristi di Hamas, quando hanno aggredito e assassinato centinaia di israeliani che stavano partecipando al festival nel deserto in Israele, in realtà non sapessero chi fossero, pensavano fossero coloni o riservisti. Ora, al di là del fatto che non è che se sei un colono o un riservista israeliano ti ammazzo, ma al di là di questo, là si capiva quanto la verità sia inquinata e stravolta,
e quanto quindi sia molto difficile. Sia molto difficile perché credo che basti pochissimo per spostare l'attenzione da un'aggressione terroristica che ha provocato molti morti in Israele a un rovesciamento delle responsabilità. E quindi da questo punto di vista devo dire che l'atteggiamento degli Stati Uniti mi è sembrato molto responsabile, perché ha fatto capire che il tema non è un intervento militare, il tema è pensare cosa fare dopo un eventuale intervento militare e quindi anche come graduarlo, perché questo altrimenti avrà un effetto, come dici tu, sulle opinioni pubbliche, innanzitutto occidentali, perché poi il tema non è la piazza araba, che secondo me è ricattata e in qualche modo sequestrata dalla propaganda di Hamas o di Hezbollah. Il problema è il sostegno internazionale di Israele all'interno dell'Occidente. E lì ci sono naturalmente delle responsabilità di Netanyahu, perché certo, il fatto che abbia spaccato il suo paese in quel modo, Israele, al punto che un esercito e un'intelligence considerati un modello non solo in Occidente siano stati umiliati in questo modo da questo attacco terroristico, beh, questo è un tema che rimane sullo sfondo e pesa tantissimo. E certo, perché tra l'altro inficia la deterrenza israeliana, questo penso sia anche il grande tema. Allora, proprio di questo ci aveva parlato anche ieri Silvia Brasca, inviata del TG La 7 in Israele, a Tel Aviv. Silvia, eccoci, buongiorno intanto. Buongiorno. Ieri ci hai dato in anteprima tutte le notizie che poi sono arrivate dalla conferenza stampa della difesa israeliana. Ti chiedo oggi di, insomma, intanto mi pare che almeno hanno fatto sicuramente presa e sono state importanti come risposte a quelle domande forti, dure, che Biden aveva promesso di fare a Netanyahu, e però ti chiederei subito un bilancio di questa visita. Quindi domande forti hanno avuto risposte che Biden ha ritenuto adeguate. Ma sicuramente c'è una piccola aggiunta. Ieri è successo tutto qua sul grande albergo sul lungomare di Tel Aviv, poi durante il volo di ritorno Biden ha avuto dei colloqui sia con Al-Sisi che con Abu Mazen, telefonicamente, in sostituzione di quel vertice che era stato sospeso. E allora con Al-Sisi c'è stato l'accordo sul riuscire a far entrare degli aiuti da Gaza, ma Al-Sisi ha ripetuto che non vuole un palestinese nel Sinai, cioè non è in grado, non vuole, non accetta di accettare un eventuale esodo anche pur di rifugiati nel Sinai. E allo stesso modo, in aereo, riparlando con la stampa che lo seguiva, Biden ha escluso un intervento di soldati americani accanto all'esercito israeliano in eventuali azioni di guerra sia a Gaza e soprattutto al confine con il Libano, nel quale per tutta la notte ci sono stati degli scambi sia di lanci di missili da parte anticarro, da parte degli Hezbollah. E questi sono i due fronti. Mi agganciavo a quello che ho sentito durante il vostro dibattito, proprio sul fatto che ieri Biden a Netanyahu ha detto: noi abbiamo sbagliato qualcosa dopo l'11 settembre, cioè ha ammesso degli errori, ha ammesso di aver fatto che gli Stati Uniti hanno fatto errori, cosa che Bibi Netanyahu non ha ancora fatto, non ha ancora ammesso di aver commesso errori riguardo all'impianto di sicurezza. E qua ogni giorno vengono raccolte testimonianze di persone, ma anche di, ci sono state soprattutto delle soldatesse che sono predisposte all'intelligence, che avevano detto di aver segnalato, di aver visto
dei movimenti, di aver visto dei miliziani con le mappe, avevano segnalato che qualcosa si stava muovendo, ma non erano state prese in considerazione. La giornata di oggi si è aperta dal punto di vista diplomatico con l'arrivo, è proprio atterrato poco fa, di Rishi Sunak da Londra, arrivato qua in Israele. Anche la Gran Bretagna ha degli ostaggi, in genere ormai queste visite dei premier europei o degli ministri degli esteri hanno poi il loro momento di incontro con i familiari dei dispersi o degli ostaggi, che è il grande altro punto che è stato discusso. E su questo punto naturalmente con questa situazione, su questo punto non ci possono essere novità, o ci sono trattative che sotterraneamente proseguono, o i mediatori, non so, il Qatar, l'Egitto, quelli che potevano avere una parola in questa trattativa sugli ostaggi, sono completamente messi fuori gioco dalla strage di Gaza? C'è un... Ecco, quello sicuramente può aver rallentato, ma come sappiamo, in ogni sequestro il silenzio è la cosa che probabilmente più può aiutare l'inizio di una trattativa, che comunque Israele smentisce continuamente, dice non ci può essere con Hamas nessuna trattativa. Aveva ripetuto diteci il prezzo, diteci cosa volete, ecco, la posizione di Israele è sempre molto ferma, però, pur dicendo faremo di tutto per salvarli. Benissimo, grazie a Silvia Brasca, so che appunto dovevi andare, che stai lavorando tantissimo, grazie ancora, buona giornata, buon lavoro. Grazie a voi. Marta Dassù, stavi dicendo sì, sulla trattativa. Quando nel momento in cui si comincia a parlare di prezzo è chiaro che una trattativa in realtà c'è, mediata da Qatar, come sappiamo. Vedremo, perché tutto dipende dal modo in cui gli israeliani cercheranno di condurre le fasi successive. È vero, ieri Biden ha detto questa frase simbolicamente importante, cioè state attenti perché noi dopo l'11 settembre, consumati dalla rabbia, ha detto, abbiamo fatto molti errori. Naturalmente è più facile riconoscere gli errori 20 anni dopo e quando non eri in carica, certo. Tu. Ma va detto che è un ammonimento a Israele a pensarci su bene, perché tutta la discussione fra gli Stati Uniti e Israele riguarda questo punto, sul che fare adesso sul terreno. Ecco, che cosa temono gli Stati Uniti e Biden che possa fare Israele? Gli Stati Uniti, che peraltro sono il paese che ha dato un appoggio incondizionato a Israele, come dovremmo dare tutti quanti, a mio modo di vedere, di fronte all'attentato del 7 ottobre. Gli Stati Uniti e Biden in particolare hanno tuttavia un rapporto non facile con Netanyahu. Biden è un grande amico di Netanyahu da 40 anni, ma dal dicembre del 2022, quando si è formata questa coalizione di estrema destra in Israele, Biden è stato molto critico, non ha mai invitato Netanyahu alla Casa Bianca, ha continuato a sostenere che i nuovi insediamenti israeliani in Cisgiordania fossero un errore, ma nel momento cruciale, nell'ora più buia per la democrazia israeliana, è stato lì, è andato lì comunque in condizioni molto difficili e ha messo un enorme dispositivo di deterrenza, le due famose portaerei. L'America teme che un'invasione di terra non porti poi alla soluzione della questione politica di Gaza, che si apra un vuoto di potere che non si capisce come si colmerà. In parole povere, è facile entrare per un esercito come quello israeliano, è molto più difficile uscire. Israele stessa non ha nessun interesse a rimanere lì, tant'è vero che se n'era andata nel 2005. E l'America teme in particolare un allargamento del conflitto. Non ha nessuna voglia e nessuna intenzione di entrare in quello che è il conflitto che ci sarebbe, e cioè un conflitto con l'Iran, che è il vero protettore di Hezbollah e un sostenitore di Hamas, come sappiamo. Quindi per l'America è un terreno cruciale ed è anche incredibile, se vuoi, come l'America decennio dopo decennio tenti di districarsi dal Medio Oriente, ma non ci riesca mai.
E questa in effetti per l'America in questo momento è, fra molte virgolette, una terribile distrazione, perché in fondo ha aperto il fronte ucraino, vede che la vera competizione del secolo per se stessa è quella con la Cina, e invece ancora una volta si ritrova risucchiata su un terreno così difficile come quello medio orientale. Allora, dobbiamo fare una pausa pubblicitaria e poi arrivo subito il generale Cuzzelli e Massimo Franco, restate con noi. Allora, di nuovo in diretta, ci hanno raggiunto Enzo Amendola, del Partito Democratico, è stato ministro per gli affari e per le politiche europee, è stato anche sottosegretario agli esteri in precedenti governi, e do anche il benvenuto e il buongiorno a Maurizio Lupi di Noi Moderati, i centristi del centrodestra della maggioranza. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Allora, prima di dare la parola ai nostri ospiti politici, però volevo ancora chiedere a Massimo Franco la sua valutazione sugli effetti possibili della missione di Biden e anche sulla scelta, no, di mettere in guardia rispetto agli errori, questa missione di errori del passato del post 11 settembre, sarà anche un modo, cioè il suo modo di provare un contenimento, quello che lui crede debba essere un contenimento evidentemente. Sì, se uno fosse malizioso penserebbe anche che un richiamo agli errori del Partito Repubblicano in un anno di elezioni presidenziali negli Stati Uniti, e visto che Biden è un democratico, c'è un riferimento appunto a Bush, a questa reazione che fu scontata ma che appunto evidentemente non ha funzionato. Secondo, questa affermazione ci fa pensare che dal punto di vista strategico siano stati persi 20 anni, perché se è vero che c'è stato l'attacco alle Torri Gemelle nel 2001, oggi siamo nel 2023, se c'è stato un errore molti poi ne sono seguiti. Quindi, però, detto questo, l'osservazione è pertinente, perché credo che in realtà l'attacco a Gaza sia esattamente quello su cui Hamas contava e conta e sperava. Vuol dire portare Israele dentro una trappola dalla quale poi è difficilissimo uscire. Quindi penso che si stia tentando di contenere questo. Il problema sarà a questo punto se l'operazione riesce rispetto appunto a Netanyahu, ma soprattutto se non ci saranno altre provocazioni, perché poi è questo. E lì la cosa rimbalzerà in un'Europa molto divisa, nella quale in realtà non c'è soltanto il nemico interno nel senso delle cellule dormienti o dei lupi solitari o della jihad diffusa. Il nemico interno è anche una situazione istituzionale dell'Europa nella quale ci sono dei contrasti che sono abbastanza incomprensibili e anche scandalosi in un momento come questo. Cioè, noi ci lamentiamo tanto di un'Italia nella quale non ci sarebbe compattezza sulla politica estera. Qui abbiamo una cacofonia che è istituzionale a livello europeo. Quindi abbiamo visto gli accenti diversi, ti riferisci anche tra Borrell, esatto, von der Leyen. Esatto, a livello di Commissione, di Parlamento. E quindi questo secondo me indebolisce ulteriormente l'Europa. Per cui certamente gli Stati Uniti non vogliono assolutamente mandare un solo soldato, ma è la stessa cosa che è successa in Ucraina. Anche lì le cautele americane sull'ingresso dell'Ucraina nella NATO, che qualcuno suggeriva come la Gran Bretagna, nascono dal fatto che vorrebbe dire far esplodere un conflitto che per adesso è stato contenuto e limitato lì, tutto qua. Mi sembra una linea prudente ma necessaria. Allora, vorrei arrivare appunto a queste divisioni alle quali parlarne sia con Amendola sia con Lupi, però prima vorrei guardare anche dall'altra parte, no? Perché c'è un'esigenza di contenimento evidentemente della possibile vendetta di Israele, di queste modalità, però io volevo chiedere al generale Cuzzelli se non c'è anche, vista dalla parte di Hamas, dell'Iran, che intenzioni hanno? Hanno l'intenzione, come dire, di approfittare
e quindi, come dire, passare a una dimensione di attacco, di approfittare di questa che potrebbe essere per loro un'occasione o no? Beh, o invece anche l'Iran, un conto, come dire, essere il fiancheggiatore o un mandante, certo, di una cosa circoscritta, gravissima, ma circoscritta, un conto è l'allargamento? La domanda è estremamente complicata. In realtà noi dobbiamo chiederci quali erano gli intendimenti originali sul piano politico e successivamente quali erano gli intendimenti sul piano militare, perché lo strumento militare non è altro che uno degli attrezzi, degli utensili a disposizione della politica, e questa situazione di Gaza ce lo dimostra chiaramente. Qual è la scelta politica? Beh, la scelta politica era evidentemente quella di trovare un'occasione per sabotare in qualche modo il riavvicinamento di Israele al mondo arabo, questo è evidente. Quanto questa offensiva sia stata strumentale, i fatti lo stanno dimostrando. Questo processo, ancorché i sauditi lo abbiano temporaneamente sospeso, probabilmente andrà avanti, ma in ogni caso avrà un momento di stasi, necessariamente. Questa polemica che è nata in questi giorni a proposito dell'attacco all'ospedale ne è l'ulteriore riprova. Dal punto di vista militare, evidentemente l'offensiva di Hamas è stata preparata nel tempo, su questo non c'è il minimo dubbio. Come si diceva, sono almeno 2 anni che la preparano. In ogni caso il rilievo, la massa delle informazioni che hanno raccolto per poter colpire come hanno colpito, evidentemente presuppone uno sforzo di lungo periodo. Di fatto l'idea è quella di attirare Israele in una specie di vicolo cieco dal quale non è possibile estricarsi, con un attacco terrestre su Gaza che risponde evidentemente agli interessi di lungo termine di Hamas. Attraverso un vicolo cieco, quindi presupponendo che possano entrare. Sì, assolutamente. L'idea è quella di attirare, l'idea è proprio quella di provocare l'attacco terroristico allo scopo di provocare una reazione smisurata che a sua volta va a delegittimare quella che era la vittima dell'attacco terroristico. Questa è l'idea. Quanto questo sia funzionale agli interessi iraniani e di conseguenza anche a un attacco concentrico, diciamo, dal Libano, questo è difficile da dimostrare, ma è un fatto che tutta questa situazione rientri in qualche modo in quel fronte, nella logica, nella dimensione politica di quel fronte del rifiuto nei confronti degli Stati Uniti e di Israele guidato dall'Iran. Quanto l'Iran abbia effettivamente ispirato questa offensiva non ci è dato sapere, di sicuro l'ha aiutata. Quanto adesso voglia intervenire per il tramite di Hezbollah aprendo un secondo fronte sul Libano è anche da dimostrare, ma se potevano avere un'intenzione del genere all'inizio, ed è ragionevole immaginare che la potessero avere, è altrettanto vero che la reazione fermissima degli Stati Uniti ha dimostrato chiaramente che una scelta del genere sarebbe catastrofica. Ma perché poteva essere diversa la reazione degli Stati Uniti? Sì, poteva essere diversa. Allora, qui noi siamo in presenza, dottoressa, di una scommessa sbagliata, e questa scommessa nasce dai fatti dell'agosto del 21 a Kabul. Col ritiro dell'Occidente e degli Stati Uniti da Kabul, una parte consistente del mondo, le cosiddette potenze revisioniste, si è convinta che né l'Occidente né gli Stati Uniti avessero lo stomaco, la volontà, la possibilità o la capacità di continuare a reggere i destini del mondo. Punto. Questo è il discorso. Questo ha consentito invece, a Putin, diciamo, di fare quello che ha fatto, e ha consentito all'Iran di essere particolarmente assertivo, e oggi come oggi consente ad Hamas di fare quello che ha fatto. L'errata convinzione che gli Stati Uniti non fossero più Stati Uniti e che l'Occidente tutto sommato avesse tutto ben sommato, altro a cui pensare. Dite, mi sembra che anche Marta Dassù sia d'accordo, questo in realtà punto. Questo la sì, visita di Biden tutto sommato sbagliato per ora di, oltre a quello sì, che è successo in Ucraina, l'America però vive una, se posso un secondo solo, una crisi di politica interna a sua volta abbastanza clamorosa, non riesce a eleggere lo speaker della Camera e così via, però sul piano internazionale è una reazione ferma e giusta. Diceva giustamente Massimo Franco, il limite è che l'America non mette i famosi scarponi sul terreno, cioè non interverrebbe, però ha messo in campo un dispositivo di deterrenza che secondo me sta funzionando, perché la tesi prevalente è che se Hezbollah, che sarebbe il tramite di un intervento dell'Iran, avesse voluto intervenire,
pesantemente, sarebbe intervenuta subito, non avrebbe aspettato che l'esercito israeliano si riorganizzasse. E dal mio punto di vista l'Iran non ha nessun vero interesse ad avere un conflitto che coinvolgerebbe a quel punto probabilmente anche gli Stati Uniti, sebbene senza uomini sul terreno. Se posso dire una cosa piccolissima solo, sono tutti paesi allo sfascio più o meno, il Libano, l'Egitto, sono paesi che dipendono fondamentalmente dagli aiuti internazionali, il Fondo Monetario e così via. Quindi queste famose piazze arabe che sono in condizioni molto precarie hanno a che fare con regimi che usano questa questione in modo intermittente per scusare la loro cattiva performance, ma in realtà sono paesi che hanno bisogno di un rapporto con il mondo, anche con il mondo occidentale. Allora, vado subito da Amendola, perché si diceva divisioni, l'Europa, in effetti abbiamo sentito accenti diversi tra Borrell e la Presidente della Commissione Europea von der Leyen anche nell'affrontare la tragica vicenda dell'ospedale di Gaza. Io credo, come dice la rivista qui, i malanni dell'Unione Europea siano innanzitutto di una mancanza di politica estera comune, ma da molti anni. È dalle primavere arabe, dal macello siriano, che l'Europa non ha una politica di presenza. Non a caso per 8 anni questa vicenda israelo-palestinese è stata praticamente messa nel cassetto. L'Europa ritrova la politica estera per la tragedia ucraina e adesso si muove in maniera molto disorganizzata, nel senso che il Presidente del Consiglio europeo e la Presidente della Commissione hanno quasi 2 agende parallele sulla vicenda israelo-palestinese. C'è la dichiarazione dei 27 che è stata fatta pochi giorni fa, che comunque traccia quello che sono i paletti della politica estera, però è l'azione diplomatica che manca. È quello che ha fatto Blinken, che ha fatto Biden, è cercare ma di in Medio Oriente ci sarebbe lo spazio e la forza anche con opinioni pubbliche molto divise, perché poi è emerso adesso lo dico a lei che è comunque un esponente della sinistra, e Mélenchon in Francia e le piazze con un po' con proteste pro Hamas, insomma tutto questo complica. Ma ieri è successo che addirittura la sinistra francese si è spaccata su questa vicenda, quindi è un portato di una storia di ritardi, di disattenzioni che in Europa pesano, e pesano nel momento in cui bisognerebbe agire nei rapporti con i paesi confinanti, con Israele e Palestina, nei rapporti diplomatici, perché l'azione in queste ore, io guardi, forse la sorprenderò, ma le cose che ha detto ieri Tajani alla Camera, che sta facendo, si trovano concordi, perché quello che bisogna fare adesso, Presidente Meloni sabato è invitata in Egitto, bisogna andare, cioè è il tema della politica che ha una forza anche oltre l'azione militare che si sta svolgendo, è l'uscita da un conflitto e da una situazione tragica. Quindi quello che io dico è il malanno dell'Europa, è pensare che la politica estera si faccia in una riunione a Bruxelles in cui si fa una dichiarazione e tutto è finito. Invece è il momento in cui l'azione è rapporti, trovare una soluzione che ci porti fuori dal conflitto e cercare anche di capire quali sono i margini in una situazione così complicata in cui bisogna dire dei no. Biden ieri ha detto una cosa forte, perché è evidente che la solidarietà post 11 settembre portò a una risoluzione addirittura dell'ONU che mandò le truppe in Afghanistan, ma quello che ha fatto in Iraq fece crollare, e noi lo paghiamo ancora quell'invasione, perché per 10 anni abbiamo pagato i prezzi di una dissoluzione del Medio Oriente. Quindi il malanno dell'Europa non è tanto nelle dichiarazioni o nei tweet dei leader, è nell'inazione, che in questa fase diventa molto pericolosa, perché l'allargamento del conflitto significa anche la nostra sicurezza nel Mediterraneo. A questo proposito, e vado da Maurizio Lupi, c'è una dichiarazione della vicepresidente della Commissione Europea, del vicepresidente della Commissione Europea Margaritis Schinas, che ha detto dobbiamo affrontare le conseguenze della guerra in Medio Oriente, affrontare il tema della sicurezza a livello dell'Unione Europea. Intanto però la prima decisione mi sembra che sia quella in diversi paesi, da ieri anche in Italia, di sospendere Schengen. Quindi la grande preoccupazione è subito sui migranti, Lupi.
No, la grande Schengen, intendo, scusate, non ho finito la frase, Schengen al confine con la Slovenia, se non sembra in assoluto. Esatto, la grande preoccupazione in Italia come in Europa, e lo si è visto dai fatti di Bruxelles, che... Mi scusi, ma vuole un po' d'acqua? E che il... Sì. Mi sentite? No, sì, sì, benissimo, prego, sotto, non... prego, prego, la sentiamo benissimo. Bene. No, e si è visto dai fatti di Bruxelles, è la paura del contagio, cioè la paura di attivare in Europa e in Italia cellule dormienti che diventino un contagio delle azioni terroristiche e quindi della destabilizzazione nei diversi paesi. Quindi non si tratta di amplificare il fenomeno immigrazione, che è un fenomeno molto complesso e che va gestito con serietà, e abbiamo detto anche qui nella debolezza di un'Europa che di fronte ai cambiamenti epocali che ha davanti, dal Covid in poi, arriva sempre in ritardo, cioè si costringe a capire solo dopo un po' di tempo che o ci si salva insieme o non ci si salva, o se si riprende un protagonismo unitario oppure si è assenti dalla storia, perché quello che dimostra anche quello che è accaduto è che la vera colpa dell'Europa è aver perso il protagonismo nel ruolo in cui l'Europa e l'Italia dovrebbero e devono essere protagonisti per la loro storia. Si chiama Mediterraneo. Abbiamo fotografato una situazione drammatica. Oggi io, sentendo i telegiornali, vedevo che addirittura ancora oggi si stanno contando le vittime di quell'attacco terroristico. Ma io condivido quello che ha detto Amendola. Proprio perché la posizione... dell'Italia, ma dell'Europa, dell'Occidente, dovrebbe essere senza equivoci al fianco di Israele per il valore che rappresenta Israele, per la drammaticità di quello che è successo. Nel momento in cui tu questa posizione è senza equivoci, devi svolgere, puoi svolgere un ruolo fondamentale di aiuto, di indirizzo, di capire al fianco di Israele qual è la risposta migliore da dare, anche correggendosi rispetto alla storia. Io credo, lo avete detto lì, che la strategia dei terroristi di Hamas è esattamente quella, non solo di provocare una reazione spropositata da parte di Israele, ma anche, e questo è studiato e si sta vedendo, di far leva su una divisione dell'opinione pubblica occidentale, perché mentre Hamas della questione palestinese non gliene frega assolutamente nulla, nel senso che ha una sua strategia, distruggere Israele ed eliminare quella presenza fondamentale in quel territorio, quindi dei civili palestinesi, del destino, del futuro, dello sviluppo di quella terra, è evidente che quelle azioni, che, l'acqua e la luce che viene tolta, i corridoi umanitari che arrivano con ritardo, una reazione che potrebbe essere, tra virgolette, ancora più dura, eccetera, crea una divisione nell'opinione pubblica occidentale e si innesta sulla divisione dell'Europa e sulla divisione degli Stati Uniti, tenendo conto che nel giugno del 2024 e nel novembre del 2024 si voterà per l'Europa, e quella votazione delle elezioni europee saranno votazioni fondamentali per il futuro dell'Europa. Con quali assetti? In Polonia abbiamo visto quello, sì, che è successo, un momento... ma con quali assetti? E in Europa e in, certo, Stati Uniti. Quindi volevo... questo è il quadro in cui siamo. Volevo dare una notizia, e poi c'era Massimo Franco che voleva dire una cosa. Intanto saluto anche Claudio Tito di Repubblica, corrispondente da Bruxelles, quindi è proprio là a Bruxelles. Buongiorno. Buongiorno. E dunque, tutti. La notizia che volevo dare è che è stata uccisa, secondo fonti israeliane, comunicano che è stata uccisa in un attacco a Gaza, Jamila Al-Shanti, la vedova del cofondatore di Hamas, Abdelaziz Al-Rantisi, è prima donna eletta nel 2021 nell'ufficio politico dell'organizzazione di Hamas, e lo hanno riferito fonti, però lo hanno riferito fonti locali, ma la notizia arriva da Tel Aviv. Questa notizia volevo dare per dire che intanto questa strategia di colpire i singoli naturalmente continua. Massimo, sentivo Franco. L'onorevole Lupi che giustamente parlava di questo rischio di spaccatura delle opinioni pubbliche anche in Occidente. Io però non vedo soltanto un pericolo rispetto al mondo islamico. Io vedo anche... il rischio di contrapporre piazze occidentali a piazze islamiche, simbolicamente. C'è questa cosa che è successa ieri, che Salvini ha detto che a Milano il 4 novembre ci sarà una piazza per rivendicare i valori occidentali contro l'estremismo islamico.
E la cosa singolare non è soltanto questa iniziativa della Lega, ma la reazione del ministro degli esteri Tajani, che ha detto: Forza Italia non fa manifestazioni, distinguiamo tra i partiti e il governo. Quindi questo cosa fa capire? Fa capire che anche all'interno della maggioranza c'è una diversa valutazione, che non riguarda tanto l'atteggiamento verso il mondo islamico, ma come reagire a questi assassini. Questa è una cosa molto importante, gliela giro subito, Lupi, anche perché questa proposta di Salvini ha creato un certo sconcerto, immagino, anche dalle parti del ministro della difesa Crosetto, che aveva preso la decisione, o comunque era fortemente orientato, mi pare che non abbia cambiato idea, a cancellare la parata, se non la parata, insomma comunque la manifestazione delle forze armate del 4 novembre. Ma non voglio contraddire l'autorevole parere di Massimo Franco, non è ironico, ma è perché è sempre puntuale nei suoi giudizi. Però io credo che la manifestazione, io non l'avrei fatta ovviamente, e sono assoluta, anche perché bisogna sempre ricordarsi che quando si è al governo si governa e non c'è la distinzione. Cioè, una volta la Democrazia Cristiana, Massimo Franco lo sa bene, aveva un criterio fondamentale proprio per eliminare questo equivoco: chi faceva parte del governo non aveva un ruolo politico nei partiti che sostenevano il governo. Solo De Mita alla fine della storia, della lunga storia della Democrazia Cristiana. Però quando si governa, si governa. E per l'unica osservazione che è diversa da quella che fa Franco, quindi non condivido questa manifestazione, ma io la comprendo in un altro modo. Non la condivide e non ci andrà. Non la condivide e non ci andrà, sarà una cosa della Lega. Ma ci mancherebbe altro, un'iniziativa politica della Lega. Qual è l'obiettivo della Lega di Salvini? Sono le elezioni europee del 2024. Esattamente. Allora, non è una risposta totalmente per questo. Secondo me l'errore sta nel fatto che alle europee del 2024 si può affermare una visione dell'Europa unitaria solo se si capisce che la sfida non è quella dell'alzare i toni, ma è la sfida di quale Europa vorremmo, è la sfida del governo. Sì, però diciamo che è una missione che è abbastanza pericolosa, perché voglio dire, appunto, ma è ancora peggio quello che lei dice, Lupi. Cioè, in una situazione del genere viene strumentalizzato in termini elettorali quello che è successo in Israele e che sta succedendo in Medio Oriente. Non lo sto dicendo, quello che noi dovremmo evitare, però è un richiamo alla responsabilità, ha fatto bene a Tajani, non a caso a dire, mi perdoni, a dire, è un'iniziativa di un partito, certo, non è l'iniziativa di un governo. E ci mancherebbe altro, scusi, ma lei sa meglio di me che il governo è il governo e i partiti possono scegliere. Sì, ma la domanda è se non quello è un vice premier, non è la domanda è se non imbarazza. Scusi, io non mi sto imbarazzando, ma non lo no, deve dire. No, se non imbarazza il governo. È il vice premier, non è un passante, Salvini, è il vice premier di questo governo. Ma potrei dire anche ad Amendola, che ha una visione uguale alla mia, delle contraddizioni che esistono all'interno della posizione del Partito Democratico. Una contraddizione nel governo. Voglio dire, è chiaro che quello non ha un'incidenza per il Partito Democratico alle opposizioni, no? Ma l'avete visto nella questione dell'invio delle armi di nuovo a fianco dell'Ucraina, del tema appunto con chiarezza, perché la Schlein, mi scusi Amendola, e che sei una persona che la pensa come me su queste cose, perché la Schlein non è venuta con tutti noi all'Arco di Tito, alla manifestazione a fianco del popolo Israele? Con molta stima e molta amicizia che ricambio. Io, per dire con una battuta, già passare dalle magliette di Putin sulla Piazza Rossa alla manifestazione per l'Occidente è già una rivoluzione, quindi siamo già diciamo sulla strada buona. Ma è il vice premier, e in questa fase le parole si pesano, gli atti si pesano. Non vorrei ricordarti altre magliette esposte in televisione che fecero dei disastri diplomatici, come avvenne con Calderoli con la Libia, perché è una fase in cui si lavora intensamente, le parole sono importantissime perché siamo di fronte alla guerra. Ora, qual è il punto? Non c'è nessuna divisione, anzi ti informo che in Commissione Esteri stiamo per approvare all'unanimità una risoluzione per chiedere i corridoi umanitari, all'unanimità. Non c'è un tema di distinzione, ma non mi venire a dire però che questo è un tema di campagna elettorale per le europee, perché dinanzi alla guerra che c'è
in Israele e Palestina. Onestamente me ne frega un po' di meno la campagna per le elezioni europee da qui a maggio, perché credo che stiamo giocando con il destino dei nostri paesi e soprattutto con i poveri civili che stanno sotto i bombardamenti. Quindi allora, andare a fare una manifestazione dove si difende l'Occidente contro questa invasione islamica che ci vuole, Hamas che arriva in Italia, beh, sono delle cose che per una cultura politica come la tua dovresti dire: signori, cercate di essere seri, andate a lavorare al governo, tu fai il vicepremier, non è che fai le manifestazioni dalla mattina alla sera. Le manifestazioni che si sono state fatte, anche quella del Foglio, ha visto esponenti del PD, perché il nostro partito, puoi dire quello che vuoi, ma su questa vicenda è seriamente unito, perché sappiamo bene di che cosa stiamo parlando. Stiamo parlando del futuro innanzitutto di 2 milioni di civili, di una tragedia che è quella del 7 ottobre e soprattutto di un'escalation possibile che riguarderà la sicurezza del Mediterraneo e quindi dell'Italia. Quindi non stiamo a giocare né a fare le magliette né a fare le manifestazioni. Un momento, perché dobbiamo andare in pubblicità, poi riparlate dopo, e deve andare via il generale Cuzzelli, e vedevo che aveva da dire sulle manifestazioni, sulla 4 novembre, la decisione di Crosetto. Mi permetto di lanciarmi in un terreno che non mi è proprio, che è quello dello scontro politico, solo per fare un'osservazione molto semplice. Il 4 novembre è la festa che ricorda la nostra vittoria nella Prima Guerra Mondiale ed è la festa delle Forze Armate, è la festa in cui noi ricordiamo tradizionalmente coloro che sono caduti per questo paese, nel bene, nel male, nel giusto, nell'ingiusto, in guerre giuste, in guerre sbagliate. Ma è un'occasione di unità nazionale, non è un'occasione di divisione e soprattutto non è un'occasione che debba essere sfruttata per finalità politiche. Sono d'accordo sul fatto che i valori dell'Occidente in questo momento siano fondamentali. Però quello è semplicemente per una ragione di sicurezza, si dice non si fa, poi Salvini fa. Però il 4 novembre è un'occasione che nulla ha a che vedere con la politica e che nulla ha a che vedere col testo internazionale. Quindi secondo lei si dovrebbe fare, non dovrebbe essere cancellata. Ma non è questo il punto è che io non vedo manifestazioni politiche quel giorno, perché quello è il giorno dell'unità nazionale. Cioè, lei quindi non vorrebbe Salvini. Non vorrebbe Salvini le manifestazioni. Assolutamente no, questo è il senso profondo della cosa. Mi sembra un accostamento del tutto improprio. Ci fermiamo qui, promessa di andare subito da Claudio Tito dopo. Pubblicità, ringrazio generale Cuzzelli per essere stato con noi. Restate con noi. Allora, di nuovo in diretta, vado da Claudio Tito, corrispondente da Bruxelles di Repubblica, come sapete. Claudio, volevo chiederti il clima invece sul fronte della sicurezza. Ci sono state riunioni, contatti a livello delle istituzioni europee. Volevo chiederti, dopo l'assassinio dei due svedesi ad opera del terrorista che è legato alla jihad e all'ISIS, per quanto si è detto, com'è il clima? Ti riferisci alla sicurezza a Bruxelles? Alla sicurezza a Bruxelles, no, e alla sicurezza ovviamente in Europa, nel senso alle preoccupazioni che ci sono per un contagio, per qualcosa. In realtà già da ieri pomeriggio il livello di allarme si è molto abbassato qui a Bruxelles. Dopo la cattura e l'uccisione, diciamo, del terrorista dell'Uisino, si è molto abbassata. Se devo dirti, diciamo, passeggiando per essere a Bruxelles, non si nota una situazione diversa rispetto ai giorni scorsi. È vero però che c'è invece una tensione molto alta rispetto alla preoccupazione, io vedo non tanto a Bruxelles ma quanto negli altri paesi, di nuovi attentati. Il sospetto che ci sia perlomeno la possibilità di un effetto emulazione, del resto gli allarmi in 10 aeroporti di Parigi, ma anche in alcune località nel Belgio, ieri ad Ostenda, insomma, fanno temere naturalmente che ci possono essere purtroppo altri episodi. E anche insomma, lo scontro, devo dire che anche l'episodio del al di là delle responsabilità, che mi sembrano tutte da verificare, dell'ospedale colpito da un razzo ieri,
naturalmente aumenta il rischio di, insomma, di conseguenze gravi anche, diciamo, di quanto riguarda l'ordine pubblico in Europa. Devo dire che però, insomma, in parte già l'avete detto, che anche su questo l'Europa sembra piuttosto assente. Non è soltanto una questione, diciamo, di politica estera, è che mi sembra che complessivamente i 27 facciano fatica ad adottare provvedimenti in generale che possano essere, diciamo, collettivi. Basti pensare anche alle reazioni sulla chiusura di Schengen, cioè, diciamo, sulla chiusura di confini, quindi sospendendo il trattato di Schengen. È stato preso un po' a macchia di leopardo, ognuno ha fatto per conto proprio. L'Italia ha chiuso soltanto il confine con la Slovenia, altri con altri paesi. Insomma, non c'è, mi sembra che manchi anche dal punto di vista della sicurezza un coordinamento. È esattamente la conseguenza di un'assenza di politica estera, di politica di difesa e di politica della sicurezza che davvero sia comune. Tra l'altro devo dire, se posso aggiungere, che la scelta italiana di chiudere il confine con la Slovenia mi sembra devo dire, abbastanza ridicolo, cioè un confine così piccolo. Tra l'altro, storicamente, diciamo, il problema, l'Italia è stato un problema per gli altri paesi e non viceversa, nel senso che l'Italia è quasi sempre un ponte per andare nel resto d'Europa, in Germania, in Austria, in Francia. Quindi è una misura simbolica, secondo te, più che... Ma sì, ma mi sembra, più che simbolica, mi sembra propagandistica. Non potendo chiudere il Mediterraneo. Non ci può essere nulla di concreto. Difficile chiudere un mare. Lupi, la chiusura della sospensione di Schengen al confine con la Slovenia, dice Claudio Tito, ma tutto sommato che senso ha? Di solito è il contrario, passano da lì, dall'Italia, per andarsene. Beh, io eviterei per fare qualcosa, è un segnale, che cos'è? Beh, mi sembra un segnale che l'Europa insieme ha voluto dare e anche l'Italia lo ha fatto, però se adesso su ogni cosa, ogni piccola puntuale cosa amplifichiamo, forse ricadiamo nell'errore della discussione di prima, cioè stiamo sulle questioni fondamentali, proviamo a capire come l'Europa può insieme rispondere ad essere protagonista di una sezione. Cioè, abbiamo chiuso il conto della Slovenia. Bene, è un segnale. Dobbiamo alzare l'attenzione sul fatto che... Sì, ma è un segnale di cosa? Perché poi alla fine è un segnale. Scusi, che... Mi perdoni, lei pensa che adesso tutta la nostra trasmissione la possiamo fare, la dobbiamo discutere se era giusto chiudere, togliere Schlein? No, cioè, allora, guardi, ancora, la trasmissione... Mi sembra che voi abbiate posto delle questioni, lo dico, ma non per nervosirmi, semplicemente perché mi sembra che stavamo ponendo delle questioni talmente importanti riguardo al ruolo dell'Europa, al ruolo dell'Italia, anche la discussione all'interno di come si stanno muovendo i partiti, le discussioni che abbiamo fatto prima dell'intervallo, qual è la risposta che l'America deve dare. Mi sembra, allora, che ci, guardi, siano queste abbia... le grandi questioni. Sì, mi perdoni, la Slovenia l'abbiamo chiusa. Noi volevamo dire attenzione, 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 credo che anche l'Europa l'ha detto, ci sono dei corridoi su cui, attraverso flussi migratori che vanno gestiti con serietà e responsabilità, si possono infiltrare anche terroristi, come si dimostra dalle cose che accadono, e quindi si alza il livello di attenzione. È questa la risposta, è questa la questione? Dico che è un segno. No, benissimo. D'accordo, mi sembra che diciamo che... Aspetti un momento però, cerchiamo di mettere altro, ordine. Allora, noi stiamo approfondendo e abbiamo approfondito ogni aspetto, penso, in ogni direzione della questione dal punto di vista geopolitico, politico, di politica internazionale. Dopodiché, come dire, sono dei cerchi concentrici, poi a un certo punto si arriva anche alla politica italiana, di questo ci occupiamo, sono delle giornate in cui anche i governi prendono delle decisioni, questa è una di quelle decisioni, e ci, come dire, cerchiamo di capire in che modo si orientano, e anche, è stato lei a parlare di campagna elettorale, la campagna elettorale c'è, cerchiamo anche di
come dire, di separare quello che è campagna elettorale e allora, quelli che sono fatti. Tutto qui, questo è il tono del dibattito. Però no, aspetti, no, non era, aspetti. Mi faccia dire una cosa. Poi le faccio dire tutto, però c'era no, Marta. Volevo... Va bene, va, d'accordo. No, le volevo... faccio dire tutto, volevo... naturalmente, come sempre, massima no, disponibilità. E per dire che tutte le questioni hanno una loro importanza, i telespettatori sì. pesano, ovviamente c'è l'ospedale di Gaza e poi ci sono anche le decisioni della guerra italiana. Diciamo che c'è il problema generale, e cioè che l'Europa è costruita su dei presupposti che non reggono più al cambiamento del sistema internazionale. Questo è il problema generale in cui rientra anche la sospensione degli accordi di Schengen, che poi non è la fine del mondo, nel senso che si tratta semplicemente di ripristinare, in questo caso poi della Slovenia, per 10 giorni dei controlli alla frontiera. E teniamo conto che la pista balcanica ha visto dal gennaio del 2023 13.000 ingressi illegali e che i nostri servizi di sicurezza ritengono che attraverso la pista balcanica possano passare dei lupi solitari. Quindi questo mi sembra il punto specifico a cui io personalmente non ho niente da obiettare. Il punto generale è che l'Europa non funziona e qua c'è il nostro amico Amendola che ci può dire perché e per come, però obiettivamente in un mondo così scassato, perché siamo in una specie di grande caos, il Financial Times, che fa delle analisi sempre molto intelligenti, lo definisce il mondo alla carte. C'è Cina e Russia, di cui non abbiamo parlato, che ieri hanno deciso ancora una volta di rilanciare la loro amicizia. C'è un sistema internazionale a rotoli. L'Unione Europea, per come l'abbiamo concepita, non funziona, perché è concepita come una comunità di pace, ma siamo in tempi di guerra e questo adeguamento dalla pace alla guerra è molto complicato. No, ma infatti se allora, posso aggiungere una sì, postilla però, sulla Slovenia. Volevo però chiedere intanto a Francesco Pignanelli, il cameraman di nostro, ecco, di far vedere l'intervista a Tajani, che al ministro degli Esteri del Corriere della Sera, che è lodata in questo momento da Elly Schlein, una dichiarazione, dice bene l'impegno del governo per due popoli e due stati. Guardi, questo, non vi sorprendete di fronte alle cose, non lo dico a lei, a volte sembra uno, di fronte alle cose importanti, un paese serio, sano, deve essere misurato nelle parole, misurato negli atti e unito nelle scelte. Le dico di più, a me non preoccupa tanto questa chiusura temporanea al confine della Slovenia, preoccupa di più la Tunisia. Tajani adesso sta andando in Tunisia perché quella frontiera è una frontiera politica, è una frontiera in cui purtroppo l'Europa e il governo italiano si erano affidati a un'idea salvifica che non funziona. Allora, è più importante guardare a sud, ma non solo con l'ossessione dei migranti, ma per un rapporto con questi paesi che hanno flussi migratori e anche rischi su cui lavorare. Quindi la Slovenia è un tema che lo risolveremo in 10 giorni. Tra l'altro è entrata anche la Croazia in Schengen, che penso staranno un po' arrabbiatucci i croati su questa vicenda, in un'ottica di solidarietà, perché avranno tutto il peso della rotta balcanica. È importante sulle tendenze, è la Tunisia. Naturalmente. Invece vorrei però ancora stare sul tema politico con lei, perché volevo chiederle, però è vero che queste linee del Partito Democratico, accenti diversi si sono sentiti e non so se le stesse parole di Schlein e anche che ha detto lei adesso le pronuncerebbe per esempio Conte sulla... Non è il Partito Democratico. Lo so, ah, appunto, no, dico un alleato... È questo, un alleato. No, ma noi abbiamo detto delle cose chiare che io ho trovato in tutti i discorsi seri di alcuni esponenti seri del governo, non quelli che fanno le manifestazioni. Noi abbiamo un diritto da preservare, che è nel diritto internazionale, che è quello della giustizia per i fatti del 7 ottobre, e che Israele, io penso tutti, dobbiamo preservare quel diritto. Ma per far sì che quel diritto, quel senso di giustizia si realizzi, noi non dobbiamo venir meno all'altro punto del diritto internazionale umanitario, cioè di fare di quella striscia di 40 chilometri un massacro che perpetuerà vittime, certo, per i prossimi, non solo vittime civili che sono quelle più a noi a cuore, l'ossessione, ma anche degli errori politici che pagheremo nel quadro medio orientale. Io queste sono parole di logica, chiedo, che secondo me funzionano, chiaro, per tutti, da Lupi a Conte. Giustizia, ma anche difesa. Certo. Volevo chiedere a Massimo Franco se questo tipo di posizione può tenere. Ma dipenderà molto dall'evoluzione delle cose lì.
perché il timore è che, come dicevamo prima, qualche provocazione possa aiutare chi in realtà già adesso tende a rovesciare le responsabilità su Israele, mentre dobbiamo ricordare bene quello che è successo. C'è stata un'aggressione criminale di terroristi di Hamas contro gli israeliani, ci sono stati centinaia e centinaia di morti, ci sono degli ostaggi, dopodiché c'è una reazione che l'Occidente sta cercando di contenere, ma deve essere chiaro che se si va oltre può cambiare tutto molto, e non è il fatto delle cellule terroristiche in Occidente, ma sono le stesse opinioni pubbliche occidentali che rischiano di slittare, anche perché, no, mi scusi, io ho ascoltato molto con interesse. Quello che mi dispiace dire è che a volte noto un anti-israelismo strisciante molto diffuso e trasversale. Questo è innegabile. Non so se dipenda dal governo Netanyahu, che ha commesso molti errori, ma quello che si sta vedendo è questo, e questo non va bene. Posso dire una cosa? Noi abbiamo vissuto nel 2000... E non è solo italiano, peraltro. Ma non è, anzi, solo italiano, no. Posso dire una cosa? Noi nel 2014, francese. Nel 2014 abbiamo vissuto una situazione non simile, ma in cui ci fu un'operazione fatta sempre da Netanyahu, che era quella margine protettivo, 50 giorni di bombardamenti su Gaza per reazione ai lanci folli di Hamas dei missili. 50 giorni con vittime, più di 2000 credo all'epoca, vittime civili. Ora, qual è il punto? Non c'è nessuna logica anti-israeliana, o meglio, c'è anche in Israele una logica anti-Netanyahu per sì, quello che ha fatto. Però è un po' al di là, no, adesso è diventato però anche un po' un ombrello. Quello che si cerca di dire e si cerca di fare in queste ore è che la violazione del diritto internazionale umanitario non solo ha conseguenze sui poveri vittime civili che sono ostaggi di questo conflitto, ma su questo siamo d'accordo, ma anche una rilevanza per quello che è la logica politica di cui stiamo discutendo all'inizio. Questo è il tema. Però si può tracciare questo fermare come anti-Israele? No, non è questione. Sarebbe no, un scusi, errore. No, mi scusi, però. Poi lei se accenna ad altri temi, posso seguirla. Mi scusi, ma lei mi segue o non mi segue, e quello riguarda lei, non me. Il problema è un altro, il problema è che fin dall'inizio, anche da prima di questi attentati, si vede che ogni volta che si parla di Israele c'è in Europa un sostrato di ostilità, di diffidenza, che secondo me adesso sta venendo fuori in modo più plateale, ma che esiste. Quindi c'è da una parte la memoria della Shoah, il ricordo di tutte le sofferenze che hanno subito gli ebrei, ma dall'altra permane invece questo... Sì, quello questo che non c'è in America. Esattamente. Quello, sì, che non c'è in America, però c'è nelle Sì, nelle ma in America non c'è, nel senso, è vero, che le guerre ti obbligano prima di tutto a capire da che parte stai, ci vuole un punto di vista. Il nostro punto di vista non può che essere che noi siamo con Israele, Netanyahu o non Netanyahu, difendiamo il diritto alla difesa della democrazia di Israele. Dopodiché stiamo attenti, ma non abbiamo più nessuno strumento per farlo, a impedire un allargamento del conflitto. E però è questo che il non è così. Il fatto che solo Biden può farlo, perché mette lì le porte aeree, quindi ha una capacità di deterrenza militare e va lì come sincero amico di Israele. Noi non siamo in grado di essere. Dopodiché sul diritto internazionale sono d'accordo con lei. Cioè, no, ma io nessuna forza politica sarebbe in grado di dire noi che siamo... che indeboliamo anche la nostra capacità di fare il resto. Sì, però il mio dubbio è un sostrato che si percepisce, come dice Massimo Franco, e possiamo analizzare, sicuramente avrà degli elementi. Il mio problema adesso non è tanto il sostrato dell'opinione pubblica, è l'inattivismo della leadership europea, che è un ma problema. Nasce da quello l'inattivismo? Non lo so se nasce da quello. Specchio, dice Marta Dassù, come specchio delle opinioni pubbliche. Però ci dobbiamo veramente fermare, siamo in ritardo per lo stacco pubblicitario. Un momento, tornate con noi. Sì. Allora,
Allora, c'era un contributo che volevo che si mandasse, adesso lo mandiamo subito con, invece, questo non si dispiacerà a Lupi, è quanto è successo invece in aula alla Camera ieri. Non sentite quanta domanda di futuro state seppellendo con i vostri costanti rinvii, i vostri trucchetti e i vostri alibi. La vostra scelta di oggi è pavida, oltre a essere cinica. Collega. Abbiate il coraggio, chiudo, di fare un dibattito alla luce del sole in quest'Aula e anche il coraggio, se siete contrari, di affossare votando contro questa proposta. Noi la porteremo avanti. Allora, dal 2014 a oggi, ci spiegate se era uno sbaglio allora nell'individuare 9 euro o è una presa in giro quella di oggi, e cioè dopo anni... e anni che sono passati nell'individuare esattamente la stessa cifra. Giorgia Meloni è stata scelta per decidere, vi siete vantati di un governo politico, non per far decidere al CNEL di Brunetta. Quest'Aula, al di là dei regolamenti, voi la state svuotando, sostanzialmente calpestando. Difficile. Eccoci, allora erano le dichiarazioni dei leader, diciamo, capigruppo di Fratelli d'Italia, avete visto, e poi Elly Schlein, Giuseppe Conte, anche Calenda, Azione, non era Calenda, era Matteo Richetti, era alla Camera, contro questa decisione che ha preso ieri la maggioranza di far ritornare in commissione il provvedimento sul salario minimo. E naturalmente questo dopo che già un rinvio c'era stato, rimandando a una decisione del CNEL. Allora, si è molto arrabbiata l'opposizione, come avete sentito. Lupi, vado da lei e poi da Amendola. Era una decisione indispensabile, non si poteva affrontare, o c'era il timore che non ci fossero i voti? No, mi scusi, intanto non mi dispiace, perché mi sembra che ieri... il Parlamento e l'Aula della Camera ha dimostrato che quello è il luogo dove le posizioni politiche anche forti si incontrano e si scontrano. Ha fatto bene, per esempio, il segretario Schlein a fare l'intervento, il segretario del Partito Democratico, su un tema che per il Partito Democratico e per l'opposizione è un punto fondamentale, una bandiera. Siamo intervenuti anche noi, ovviamente, come opposizione, come maggioranza, a dare le risposte della scelta che noi abbiamo fatto. Quindi quello è il luogo del dibattito, dove le diverse posizioni si confrontano. Mi permetta solo, perché siamo in collegamento, la sottolineatura prima di Franco non è autorevole, ma non era formale, perché condividere la posizione dell'intervista del ministro Tajani, che non la fa come appunto persona, ma come linea, il ministro degli esteri, come la linea politica di questo governo, è proprio possibile perché senza se e senza ma siamo al fianco di Israele per il valore che quell'essere al fianco, oltre perché quello è successo, il giudizio è chiaro, Biden può andare e poi aiutare a capire quale strada migliore da questo punto di vista l'Europa, proprio perché quello è senza equivoci, perché il giudizio è molto chiaro. La libertà dell'Occidente, era quella manifestazione sotto l'arco di Tito, un cartello spontaneo diceva: la libertà dell'Occidente si difende sotto le mura di Gerusalemme. È una cosa importante. Veniamo, mi scusi, ecco, prego. Che non è strumentale, veniamo alla questione sul salario minimo. Intanto, nessuna divisione all'interno della maggioranza. Ieri, in maniera compatta, abbiamo deciso di andare... No, perché ha detto, cos'è, non avevamo i voti. I voti ce li abbiamo. C'erano. Noi riteniamo che questo tema posto è un tema che va affrontato, cioè quello del lavoro povero. Abbiamo una strada diversa, una soluzione diversa. Non è che ci affidiamo al CNEL. L'Italia, riguardo a questo tema, ha una storia, una tradizione fondamentale, che io dico sussidiare, dagli anni 70, si chiama contrattazione collettiva, che nessun altro paese ha. La risposta al salario povero è per noi il salario minimo. Scusi, mi perdoni, posso esprimere il mio... Prego, non il livello sono di, certo, sì. Il livello di contrattazione collettiva che abbiamo noi non ce l'ha nessun altro paese d'Europa. Poi possiamo confrontarci con i numeri, 90%, 90-95%. Noi crediamo che il salario minimo non sia la risposta, crediamo che si debba andare ad aumentare
laddove si bisogna intervenire la contrattazione collettiva, rafforzarla, perché è un intervento... Vabbè, in aula si poteva votare contro, si poteva votare contro e non passare dal CLEA. Aspetti, no, però, questo... No, mi perdoni, sì. Io faccio il parlamentare da 22 anni. Sì. L'opposizione ha tutto il diritto di porre le questioni e di chiedere per regolamento la possibilità di... che le loro questioni politiche e le proposte di legge vengano votate. Se la maggioranza ritiene che quel tema sia importante e si debba dare una risposta, non lo si boccia, si dice preferiamo avere un altro percorso che si chiama iter parlamentare. Si ritorna in commissione, ci si affronta di nuovo, perché l'obiettivo è risolvere chiaro, il problema. Chiaro, però scusatemi, questo blocco non posso governa. Far fare degli interventi così lunghi no, a nessuno, io... in questo caso chiedo scusa. Primo, no, era giusto, la stima, era ma nel giusto. Primo, nel blocco precedente non ho detto una cosa. Ha ragione, perfetto. Infatti era semplicemente per spiegare no, perché io ero un po' sarò concitata, rapidissimo perché la situazione è paradossale. Do due numeri. Noi abbiamo fatto una direttiva europea in cui si dice contrattazione collettiva, l'abbiamo fatto col governo Draghi, contrattazione collettiva e salario minimo per aiutare le parti mancanti. In Italia sono 3 milioni che sono scoperti alla contrattazione collettiva. Tutti i paesi, tranne 4 in Europa, hanno questo sistema. In Germania, che è il paese della contrattazione collettiva, c'è il salario minimo addirittura a 12 euro lordi all'ora. Quindi qual è la proposta nostra? Non mettere in contrapposizione, ma dire oltre alla contrattazione collettiva anche un salario minimo, che addirittura è parametrato sugli standard della contrattazione collettiva, per cancellare tutti questi contratti pirati. Ora, di fronte a una proposta che è stata discussa per un anno, più di 50 audizioni, incluso il CNEL, tutto quello che la maggioranza voleva, il diritto dell'opposizione unita era di dire questa è la proposta. C'è un'altra proposta? No. Siete d'accordo? No. Siete a favore? No. Volevate che eventualmente fosse dicessero sì o no, aula, ma lo dicessero no. Soprattutto, mi permette Lupi, con molto rispetto, ai loro elettori, perché questo tema del mercato del lavoro e di innalzare soprattutto il salario minimo per le fasce più povere è uno dei temi più condivisi, largamente condivisi da tutti quelli che sanno come sono le condizioni di questi 3 milioni di lavoratori che stanno a volte sui 4 euro all'ora. Allora, di fronte a questo si può dire sì o no. Il problema è che questo Parlamento da un anno votiamo solo fiducia sui decreti, non si discute nessuna riforma, abbiamo il MES che è sospeso in cantina non si sa da dove, il PNRR che vola nelle stanze di Palazzo Chigi ma in Parlamento non lo vediamo mai. Di fronte a una scelta si può dire sì, si può dire no, abbiamo una controproposta e si può dire no. La maggioranza ieri ha buttato la palla in tribuna, se ne scappa, addirittura non faranno manco emendamenti alla manovra e bilancio e siamo ecco, al paradosso che è anche torto anche dell'opposizione che fa delle proposte. Alla manovra, però volevo chiedere a Massimo Franco, è stata una mossa, come dire, qual è la ragione per cui la maggioranza che comunque appunto poteva battere questa riforma... Cerco di essere rapido, sì. Davvero. Ma io penso ci sia questo, ci sia un tentativo delle opposizioni di far apparire questo esecutivo come un esecutivo nemico dei poveri. E questa è una cosa che brucia moltissimo a Giorgia Meloni per due motivi. Primo, per la sua storia. Secondo, perché è messa ogni giorno di fronte alla contraddizione tra promesse elettorali e realtà in un quadro economico che è drammatico. Questo governo si trova a gestire una situazione nella quale non ha risorse. Quindi credo che questa scelta rifletta la difficoltà di questo governo e l'imbarazzo di questo governo. Ma devo dire anche un'altra cosa però. Io ho visto e ho ascoltato questi toni stentorei pure della segretaria del PD Schlein e del leader dei 5 Stelle Conte. Beh, sinceramente quello che mi sorprende è che vedo un tentativo di scaricare sul governo anche responsabilità che sono dei governi precedenti. E secondo, vedo anche un'altra cosa, vedo che nei sondaggi questa indignazione non sposta minimamente le cose e questo forse vuol dire che si devono fare qualche domanda alle opposizioni, perché evidentemente non sono credibili.
anche su queste battaglie che pure, sì, diciamo, che sono pure, quelle che tengono pure, insieme le opposizioni. Ma non solo, ma che mordono un problema reale. Certo. Quindi su questo sul salario minimo forse appunto qualche sondaggio, ma ci vorrebbe Pregliasco, che non c'è, forse ci sarà domani. Allora, volevo chiedere invece a Claudio Tito sulla manovra, perché naturalmente è stata inviata a Bruxelles, sta dentro, c'è un extra deficit considerevole, però mi chiedo se il quadro politico anche dei rapporti con la Commissione, se comunque non, come dire, non faciliterà il dialogo su questo. Beh, la situazione obiettivamente è un vantaggio per il governo Meloni. Intanto il giudizio sul DPB, sul documento programmario del bilancio, la Commissione lo emetterà a novembre, anche con le raccomandazioni. La mia impressione è che qualche richiamo e qualche invito a correggere alcune parti della manovra ci sarà. Dopodiché la vera partita si giocherà in primavera, perché sulla base anche delle decisioni prese qualche mese fa, ad esempio a maggio scorso, noi già sappiamo che i paesi con deficit in eccesso e debito in eccesso potrebbero entrare sotto procedura già nella prossima primavera. Allora, probabilmente questo non accadrà, perché la prossima primavera siamo alla vigilia, siamo a pochi giorni dalle elezioni europee, e quindi diciamo difficilmente questo potrà essere un passaggio concreto, almeno fino alla nascita della nuova Commissione. Ma il messaggio che si lancia soprattutto ai mercati finanziari è un messaggio, per quanto riguarda il nostro paese, drammatico. La verità è che comincia ad esserci una fiducia insufficiente sulla capacità del governo italiano di contenere il deficit e di ridurre il debito. Non ci saranno conseguenze immediate, secondo me, a livello europeo, ma una sfiducia complessiva rischia di danneggiarci in maniera veramente pesantissima da qui alla prossima primavera. D'accordo, Marta Dassù? Ma grosso modo penso che sia questo, in un contesto che va anche descritto, nel senso che ci aspettano i giudizi delle malefiche famose agenzie di ratings a breve, cosa che ha comunque un effetto sui mercati. E c'è una difficilissima discussione per noi sulla revisione del famoso patto di stabilità e di crescita, che vede di nuovo il riemergere di una tradizionale divisione fra i paesi come la Germania e un paese come il nostro, che è più vicino alle posizioni della Francia. È quello un dibattito fondamentale, ed è per questa ragione, cioè per arrivare meglio a un dibattito che per noi sarà fondamentale, che anch'io ritengo che una serie di cose inutili, tipo la non ratifica del MES, andrebbero tolte dal tavolo. Sarebbe molto più facile affrontare una discussione vera sul patto di stabilità liberandoci da questo fardello. Questo lo chiedo naturalmente a Lubi, è un po' un tormentone, ci portiamo dietro questa domanda ormai da molti mesi, e quindi ogni tanto finiamo la trasmissione con il MES, come ricordiamo sempre la ratifica della riforma del MES, non la richiesta di accesso a quei fondi. Le chiedo, Lubi, se lei appunto pensa che questa volta, perché entro dicembre mi pare che Giorgetti abbia dato qualche segnale così un po' sotto traccia. Didi sì, dai. No, ma i tormentoni servono proprio perché si vadano avanti per non solo per un'estate, ma per tutto l'anno. Quindi ci sta dicendo che ci porta fino a Natale, in sostanza. Esatto, volevo solo dire che la posizione sul MES nostra, di noi moderati, è molto chiara, nel senso che noi siamo sempre stati per la ratifica. Credo che unire la ratifica del MES anche alla cosa più importante, secondo me, che è la revisione del patto di stabilità. Io sono meno pessimista di Tito, ma lui magari vive a Bruxelles, quindi io sono convinto che la nostra forza è quella, credo nell'interesse di tutti, di dire che c'è stabilità politica nell'azione di governo, ed è la ragione per cui, per esempio, non che noi vogliamo ritirarci dalle prerogative parlamentari,
ma vorremmo, come già accaduto in altri casi in situazioni difficili, rapidamente approvare la legge di bilancio con il contributo ovviamente delle opposizioni. Però tutti senza noi vostri emendamenti. Senza, no, senza vostri emendamenti è semplicemente perché qualche emendamento ovviamente lo si, se necessario, vuoi te li ospito io, te li firmo io i tuoi. No, se no, vuoi. Non c'è problema, sai qual è la differenza? L'hai detto prima anche quando ti hanno fatto la così faccio un po' politica anch'io, ti hanno detto del Movimento 5 Stelle, tu hai detto ma il Movimento 5 Stelle non è il PD, io non sono la Lega. Quando sei in maggioranza, come tu sei stato in maggioranza, contribuisci attivamente, e noi l'abbiamo fatto, a costruire quella legge di bilancio, ma approvare in tempi rapidi la legge di bilancio è un segnale di stabilità che dai esattamente anche ai mercati internazionali. Quindi io credo che sia legittimo seguire quella strada, appunto. Poi avremo le proposte. 30 secondi. Dobbiamo veramente chiudere. No, Maurizio, guarda, 20 secondi. Pensare che andare a fare la riforma del patto di stabilità minacciando che non ratifichi il MES è una delle cose più inutili che abbia mai sentito, non solo adesso, non ma dico in generale. Che, scusa. Cioè, minacciare Vabbè, l'Europa, non ratifico il MES e quindi facciamo il patto di stabilità è una roba che non si può sentire. Lupi vuole ratificarlo. Perdona, la mia intelligenza se dicessi questo. No, è quello che dice il governo. Non sto dicendo questo. Ho detto semplicemente che ci sono una serie di cose. La mia posizione sul MES, coerentemente da sempre chiara, poi si e ratifichiamolo insieme. Ci dobbiamo il tormentone, secondo me arriveremo ci dobbiamo fermare. È un impare. Va bene, ci dobbiamo però fermare, devo dare la linea. Come sì, ci dobbiamo fermare. Non ho sentito cosa hai detto, Claudio. No, che o si approva entro novembre oppure non si approva più il MES. Appunto, quindi c'è questo sbarramento. Volevo chiudere però dicendo che non ne abbiamo parlato di economia la puntata come ieri, come tutta questa settimana, altre priorità, però questa apertura del Sole 24 Ore, del Sole 24 Ore di oggi con il PIL del 2024 e l'Italia ultima nell'area euro, comunque una notizia che avrei voluto mettere anche in relazione nel dibattito. Non abbiamo fatto in tempo, c'è Andrea Pancani, Coffee Break e Omnibus torna domani. Buona giornata.